La Tour de Beille letteralmente spianata, salita spianata da parte di Pogačar e non solo, possiamo dire anche da parte di Vingegaard, ragazzi. Praticamente 4 minuti rifilati da parte di Pogačar a Pantani, al record di scalata di Pantani, ma attenzione perché ho visto troppi commenti, no? Dispiaciuti, ma record battuto. Ho visto alcuni commenti, speriamo che Pogačar non vinca il tour perché così il record di Marco rimarrà intatto. Niente e nessuno potrà, tra virgolette, rovinare l'immagine di Pantani. Marco Pantani è stato quello che è stato. Per noi che ci siamo affezionati, il più grande ciclista di tutti i tempi. A prescindere. Ed è anche bello che ogni tanto, no, qualcun altro arrivi a ritoccare dei record. Per me, cioè, io la vedo così almeno. Quindi sono contento a prescindere. Oltre questo, che dire, ho accennato, ho aperto il video dicendo la salita è stata spianata, perché letteralmente Pogačar, ma anche Vingegaard per gran parte dell'ascesa, non sembravano, cioè, non sembravano essere in salita, ma in pianura. In pianura. Vingegaard da i 10,5 km al traguardo fino a circa 5 km fa l'andatura lui con Pogačar a ruota, l'intenzione della Visma e di Vingegaard era quella ovviamente di fare la tappa, quindi non lasciare andare via la fuga e mettere in difficoltà Pogačar, visto anche il grande caldo. E invece si può dire che alla fine Vingegaard tira lo scatto, no? Come se fosse stato quasi un ultimo uomo per Pogačar, che poi appena rallenta un attimo Vingegaard, scatta e si rincroceranno i due 1 minuto e 08 secondi dopo. Questo è il distacco che Pogačar alla fine ha inflitto appunto a Jonas Vingegaard. Quindi tanta roba oggi Pogačar, in salita una delle migliori, se non la migliore prestazione pura, proprio in base alla lunghezza della salita e alla pendenza. Plateau des Baies, una gran bella salita, comunque quasi 16 km, quindi tanta roba, ma tanta roba anche Jonas Vingegaard, che ripetiamo da 10,5 km fino a 5 dal traguardo, cioè è stato lui lì davanti comunque a fare il ritmo e a fare un gran bel ritmo. Poi gli parte in faccia Pogačar e lo stacca. Iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Si arrivava appunto oggi dopo quasi 200 km e 5 GPM, di cui il traguardo Hors Catégorie, a Plateau des Baies. Il primo, il Peyresourde, prima categoria, poi il Manté, poi il Porte d'Aspet, poi, dove abbiamo ricordato, no, anche Fabio Casartelli, si è fatta al contrario la strada, perché dove nel 95, insomma, Casartelli in discesa perse la vita, e vabbè, quindi grande comunque Casartelli, cosa dobbiamo dire? Ah, vorrei spendere due parole anche sul giovane norvegese Drege, che è morto qualche giorno fa, mi sono sempre dimenticato di parlarne, ma sono cose che ogni tanto risuccedono, si va avanti con gli anni, per fortuna sono sempre più rare, sia nel ciclismo come anche, che ne so, nei motori, motociclismo, automobilismo, eccetera, eccetera. Però ogni tanto risuccede, il rischio zero non esiste. E quindi, dicevo, il Porte d'Aspet, poi l'Agnès e poi infine Plateau des Baies, appunto. Oggi tappa lunga, tanti metri di dislivello, tanto caldo. I corridori, cioè, non passavano più di 5 minuti fra una borraccia e l'altra svuotata addosso, praticamente. Quindi oggi ci sono stati un bel po' di souvenir per coloro che assistevano alla corsa a bordo strada. E che cosa succede? Si parlava, no, della fuga, domani, insomma, potrebbe essere la giornata buona per la fuga. E invece no, la Visma vuole fare tappa dura, vuole andare eventualmente a mettere in difficoltà Pogačar a prendersi la tappa, quindi mantiene la fuga ad un massimo di 3 minuti e mezzo. Di questa fuga fa parte anche, tra l'altro, Ben Healy, che mi sta piacendo veramente tanto. Fa parte Carapaz, che è stato uno degli ultimi a rendersi, se non l'ultimo, infatti credo abbia preso anche il premio come combattivo di giornata. Però non c'è storia. Quelli della Visma comunque fanno un gran bel lavoro. Forse hanno intenzioni molto bellicose, nel senso vogliono veramente mettere in difficoltà Pogačar sfruttando il fattore caldo e il fattore salita lunga, il fattore, insomma,
tappa molto adatta per Vingegaard, eccetera, eccetera. Ma non ci riescono, perché di fronte hanno trovato letteralmente un muro. Cioè, sono rimbalzati, ecco. Vingegaard è rimbalzato addosso a Pogačar. E quindi siamo sulla salita finale, tantissima gente. Il gruppetto si fa sempre più ristretto, la fuga viene ripresa. Si stacca purtroppo anche il nostro Giulio Ciccone, che oggi arriva a circa 6 minuti. Sì, ok, è sempre ottavo in classifica, ma a quasi 16 minuti. Sono d'accordo con Garzelli in TV, che dice: ora, nei prossimi giorni, prendere più minuti, riposarsi e poi sfruttare delle ultime tappe, magari, per provare a andare a vincere una tappa. Perché ora, insomma, ok, ottavo in classifica, ma quasi 16 minuti. Visto come stava andando Ciccone, credo che un pensierino a questo punto anche alla top 5 ce l'aveva fatto. E invece oggi comunque è stata una giornata difficile, avrà patito anche il caldo, e quindi non lo so. Però io, come ho detto anche un po' di giorni fa, punterei ad una vittoria di tappa, perché con la forma che ha, tralasciando oggi che rispetto a tutte le altre giornate di questo Tour de France in cui è andato molto bene, oggi ha pagato. Insomma, è andato un po' in crisi. Però nelle prossime giornate, centellinando le energie, potrebbe prendere una giornata giusta e fare una gran tappa. Eventualmente, ok, siamo sempre nel campo, no, delle ipotesi, bisognerà vedere le fughe, bisognerà eventualmente prendere la fuga, eccetera, eccetera, e non è assolutamente scontato. Non è che vai in fuga, pa, hai vinto la tappa, no. Quindi, però, io ci punterei, insomma. Ma vabbè. Gruppo quindi molto ristretto, Jorgensen tira per 3-4 km in salita del Plateau de Beja, appunto. A un certo punto si scansa, quando mancano però più di 10 km. A quel punto è praticamente costretto a partire Vingegaard, perché se non parti dopo che tutto il giorno la tua squadra ha comunque lavorato, insomma, non ha senso tutto quello che hai fatto. E quindi parte Vingegaard, ha un gran bel passo, spinge un rapporto un po' più duro, quindi va su più di potenza rispetto a Pogačar, che invece ha un rapporto un pochino più leggero, ma una frequenza di pedalata pazzesca. Dall'inizio alla fine della salita, sempre quella frequenza di pedalata, si alza pochissimo, veramente pochissimo, sui pedali e fa una scesa spettacolare, insomma. Prima, appunto, dietro sulle ruote di Vingegaard, la cui pedalata inizia pian piano ad appesantirsi, e il momento giusto, quando è a circa 5 km, il momento giusto per Pogačar ovviamente, a circa 5 km dal traguardo, Vingegaard nota che non è riuscito a fare la minima, insomma, non è riuscito a mettere minimamente in difficoltà Pogačar. Tra l'altro, su Eurosport cosa è successo? Letteralmente 10 secondi prima che partisse Pogačar, Magrini dice un qualcosa del tipo: potrebbe pagare Pogačar, anche Pogačar è al massimo, attenzione, attenzione. 10 secondi dopo scatta Pogačar e se ne va. Quindi vabbè, sentenza, ma si era alzato sui pedali Vingegaard, si riabbassa, non si era mai voltato, si volta dietro, evidentemente sintomo di un pochino di debolezza. Letteralmente 2 secondi dopo, alla sua destra, vede sfilare Pogačar, che parte secco. All'inizio si potrebbe pensare: ok, adesso Vingegaard va su con il passo suo, insomma, rimane lì sempre, no? Ormai abbiamo in mente questa immagine. Scatta Pogačar, non risponde subitissimo Vingegaard, ma con il passo suo, poi di costanza, di potenza di pedalata, rimane lì a 30 metri, 40 metri. Inizialmente, ma proprio inizialmente è così, però poi il vantaggio, soprattutto dopo il primo tornante che incontrano, inizia a lievitare. Non in maniera proprio, cioè non è che sia crollato Vingegaard, che ripeto, fa comunque una grande ascesa, pure lui, una grande ascesa, è quello lì in giallo che è andato veramente forte, 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 ma ripeto, non ha mai rotto il ritmo della pedalata, frequenza di pedalata pazzesca, e arriva, insomma, a guadagnare poi la maggior parte dei secondi su Vingegaard negli ultimissimi chilometri, un po' come è accaduto anche ieri. Oggi però il distacco è ovviamente stato più ampio, 1 minuto e 08, spinge fino all'ultimo e alza le braccia al cielo. L'uomo in giallo che si prende le 2 tappe pirenaiche in maniera perentoria, insomma. Quindi ieri la UAE aveva attuato una tattica perfetta e quindi grande soddisfazione, e oggi doppia soddisfazione perché lavora tutto il giorno la Visma e letteralmente rimbalzano però addosso a Pogačar. Vingegaard rimbalza addosso a Pogačar, ci prova, è encomiabile. Bravo, ripeto, la sua ascesa 1 minuto e 08 più lenta di quella di Pogačar è comunque una grandissima ascesa della Plateau de Beja.
3,09, insomma, sarà difficile da colmare, ma attenzione a dare per le cose troppo per scontate. Attenzione, non ci metto mai la mano sul fuoco. Però certo è che è difficile. Ci si chiede, in molti si chiedono, avrebbero potuto interpretare in maniera diversa? Cioè, nel senso, non fare per forza tutto questo lavoro e magari aspettare l'ultima settimana? Evidentemente erano molto convinti di un qualche cosa per fare un'azione così grossa oggi e per mettere in condizioni Vingegaard. Magari, ecco, Vingegaard sperava di partire un po' più in là e non a 10,5 km, magari a 7-8 km, non so, così è una mia idea. Però fin lì ha tenuto, insomma, Jorgensen, e a quel punto è stato costretto a partire Vingegaard. Quindi io credo fossero molto fiduciosi, quindi con il senno di poi si può giudicare, ma se vuoi mettere in difficoltà Pogacar, prima o poi lo dovevi fare. Hanno scelto questa giornata, ecco, magari puntando sul grande caldo, sapendo che Pogacar in passato ha sofferto, ma oggi sarà sicuramente idratato molto bene, si buttava acqua addosso in continuazione, è cresciuto veramente tanto su questo tipo di salite, quindi, ripeto, un Vingegaard magari non al 100% nemmeno della condizione, e comunque, lo ripeto ancora una volta, se non si fosse capito, fa una grande ascesa, quella finale, rimbalza letteralmente addosso a Taddei. Quindi, ordine d'arrivo, me lo sono salvato ovviamente, ad 1,08 Vingegaard, che alla fine perderà quindi 1,12, aggiungendo i 4 secondi di differenza per gli abbuoni. Remco Evenepoel a 2,51, quindi perde 2 minuti e 57 in tutto, considerando anche qui la differenza tra gli abbuoni su Pogacar. Evenepoel, ripeto, non si può nemmeno dire che abbia fatto male, perché va su con il passo suo, perché non è a livello di quegli altri, anche se sta migliorando in salita, quindi non prova nemmeno a rispondere a certe accelerate, ecco, da parte di Vingegaard, di Pogacar, va su con il passo suo, è lì terzo in classifica. E quindi, cioè, non lo si può giudicare come negativa la sua ascesa, non è semplicemente a livello di quelli lì davanti. Certo, comunque perde 3 minuti da Pogacar, quindi non sono pochi oggettivamente, assolutamente. Poi quarto Mikel Landa, quinto João Almeida, sesto Adam Yates, settimo Buitrago e via via tutti quanti gli altri. Anche Mikel Landa comunque non l'ho visto malaccio, ma pure i suoi anni, quindi insomma non l'ho visto malaccio. Ciccone, mi pare che l'ho accennato all'inizio video, sia arrivato a più di 6 minuti e comunque ora è a quasi 16 minuti in classifica generale. La classifica generale che vede Vingegaard a 3 minuti e 09 da Pogacar, Evenepoel a 5,19, a 10,54 João Almeida, poi Mikel Landa a 11,21, Carlos Rodriguez a 11,27, Adam Yates a 13,38, Giulio Ciccone a 15,48 e poi mi pare abbiamo anche Derek G e via via tutti quanti gli altri. E quindi, che dire, questo è, ragazzi, ci prova la Visma, ma letteralmente rimbalzano addosso a Pogacar, che ora ancor di più potrà permettersi di controllare eventualmente la terza settimana, ma attenzione, controllare un conto, dare per scontato che abbia vinto il Tour de France, tutta un'altra questione, attenzione. Passiamo un attimo al Giro d'Italia. Non credo di essermi dimenticato nulla di quello che volevo dire, tra l'altro, bella tappa in generale, va bene, pubblico, paesaggi, quello è praticamente scontato, non molto per il caldo, però qualora mi fossi dimenticato qualcosa lo aggiungerò poi nei commenti. Giro donne, tocca celebrare per forza un attimo questa, anzi più di un attimo, questa campionessa che è Elisa Longoborghini, ragazzi, primo Giro d'Italia per lei, ma lo meritava come nessun altro, perché italiana, perché aveva preso maglia vincendo la prima cronometro, la cronometro della prima tappa a Brescia, porta la maglia per 8 tappe consecutive, quindi per l'intera durata del Giro d'Italia, quindi giro perfetto, mi fa un'ottima impressione. Perché vince il Giro d'Italia non magari con quel secondino, ma lo vince attaccando, era cotta alla fine Lotte Kopecky, che prova uno scattino, ma se avesse avuto più gambe sarebbe partita prima, sul primo strappo anche magari di Acqua Santa. Oggi si arrivava all'Aquila, tra l'altro, no? Paesaggi stupendi, vabbè, il mio Abruzzo, ieri pure il Blockhaus, stupendo. Tra l'altro, ieri, la tappa di ieri è stata la tappa più dura, se non erro, mai tracciata in uno dei tre grandi giri.
tutta, cioè da tutti e tre, quindi Vuelta, Tour de France Femme e Giro d'Italia appunto donne o women, che dir si voglia. Quindi se avesse avuto gambe oggi Lotte Kopecky, che ieri comunque ha risposto molto bene, è stata lì in salita molto bene, ma oggi quantomeno ne aveva di più Elisa Longoborghini, e quindi nel finale prova uno scattino Lotte Kopecky, ma Longoborghini gli rimane a ruota, incollata, e poi se ne va andandosi a prendere proprio con le sue mani, anzi con le sue gambe, questo Giro d'Italia, e non è una cosa da poco, soprattutto a livello di immagine. Chiude con grandi gambe su quella, su quello strappo insomma della villa comunale di L'Aquila. Vince una ragazza delle Mauritius, Kim LeCour, quindi giornata storica, perché comunque le Mauritius non so quante corse ciclistiche abbiano vinto, sono anche ironico perché non penso abbiano vinto mai, insomma non, sicuro non sono una nazione storica a livello di ciclismo, ma in generale nello sport. Quindi grandissima la LeCour, che sfrutta il momento giusto per partire assieme ad altre ad un certo punto della tappa e va a prendersi in uno sprint ristretto a tre appunto l'ultima tappa del Giro d'Italia. Quindi grande Elisa Longoborghini, ma comunque grande anche Lotte Kopecky, che chiude in seconda posizione ed ora punterà alle Olimpiadi a vincere e a fare molto bene sia su strada sia su pista, visto il mostro qual è, insomma, ciclisticamente parlando. Tra l'altro brava per quanto riguarda le italiane pure Chiara Consonni, che ha vinto una tappa in questo giro battendo proprio Lotte Kopecky in una volata, quindi due vittorie di tappa e la vittoria finale con Elisa Longoborghini, straordinaria, stupenda. Iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti e alla prossima ragazzi, al prossimo video.